Benvenuti alla prima edizione dei mangiatori di patate made in Matera. Ringraziamo Patata Shop, troppo si inizia, via! L'entusiasmo allo stelle, subito tutti i frugiatori si sono messi a mangiare. È un qualcosa di assordante, di fantastico. La gente che si picca le patate in bocca, senza pietà, senza pietà. Vediamo delle riprese che c'è chi adotta più tecniche. Chi va per lo strafuoco come il ragazzo qui di fronte. E chi invece se ne mette in bocca una a una, sono tecniche diverse, alcuni si squadrano al proprio fianco. Ma guardiamo un po' il timer, stiamo andando avanti col tempo, siamo all'incirca sui 40 secondi. Stiamo vedendo che con le bottiglie d'acqua iniziano ad essere bevute, mentre le patatine iniziano ad essere finite. Stiamo vedendo che il tempo continua. Entusiasmo, entusiasmo, il pubblico è un po' moscio. Si è un po' disperso in questo momento di defagnanza, dove tutti stanno bevendo e nessuno sta mangiando. Ma ecco che si riprende, ecco un'altra boccata di patate, bella piena piena, tutta dentro. Per riprendere, c'è chi se la ride, c'è chi invece si crede sicuro di come sta mangiando. Guardate quest'altro. Probabilmente sta controllando che il suo risultato, il suo livello sta a buon punto, ma guardiamo che il pubblico si rianima, tutto quanto sta andando alle stelle, nelle retrovie la gente va molto calma e molto quieta, anche se questo zebrato sta mangiando un maialino, non dà pace, partisce con la ragazza e mangia, mangia, si è messo di faccia dentro il barattolo e mangia. Mangia alla grande, guardate, a piene mani, come una formichina. Miam, 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 miam. Mentre gli altri ragazzini hanno perso tantissima strada nelle retrovie. Non è lo stesso ritmo che vedevamo avanti, infatti torniamo avanti. Dalle parti di questa ragazza che sta bevendo la birra, vediamo. Eccoli qua, due persone che sono di sicuro dei cultori, una bella pulita di viso e si riparte a mangiare, siamo nel rush finale, i barattoli sono semi vuoti, ormai è quasi finita, vediamo la gente che un po' non ce la fa più, un po' dice nell'ultimo sforzo, ma vediamo, sorso d'acqua, ripresa dall'alto. La coppia 3 sta finendo, ormai si vede il fondo, si vede in fondo anche la coppia 2. Stiamo vedendo, sorso d'acqua, ancora. C'è qualcuno che grida e qualcuno si alzerà tra un poco, potremmo vedere già sui 3 minuti il vero vincitore di questa competizione. Si beve sempre di più, si mangia, si mangia, si mangia. Vediamo un po' che cosa succede. Il caimano con il fratellino si alzano in piedi. Forse saranno loro i campioni, tutta una boccata, però la bocca non è vuota, non è vuota, si alza anche l'altro ragazzo, sprint finale, il motorino stacca, mentre l'altro ancora ingoia, mi sa che abbiamo un vincitore, primo e secondo, poi alla grande, fantastico, vediamo ora subito che cosa ha vinto, se la regia ce lo concede. Vediamo chi ha vinto, eccolo qui il vincitore insieme al suo compagno Renato Favilli con Matera. Siamo veramente entusiasti di questa atleta che ormai sta esplodendo in un qualcosa di assurdo. Sentiamo la dichiarazione della coppia, sentiamoli, come vi sentite? È arrivato pure il terzo, lo zebrato. Sentiamo un po' una commenta a caldo, commenta a caldo, commenta a caldo. Commenta a caldo! Una dichiarazione Commenta a per la caldo! gara, com'è stata? Com'è stata? Ottimo! È Massimiliano che è nato in Argentina, vediamo a chi la dedica! All'Argentina! E fa vedere il suo tatuaggio! Fierissimi! Grandi!